In questi giorni c'è questa, diciamo, accesa polemica fra De Luca e lei, ci sono stati botte e risposta, oggi il Presidente ha continuato a parlare dicendo ci sono istituzioni che lavorano in modo serio, altre invece che fanno solo lamentele e feste. Ma ci tengo a chiarire davvero con sincerità che non è un botta e risposta, anzi io da oggi lo dico molto chiaramente a voi tutti, giornalisti, non entro in questa logica del botta e risposta, che qua abbiamo avuto un comportamento che a dire di tutti non ha nulla a che vedere con la politica e con le istituzioni, non è una dialettica che noi entriamo a parlare, non so, parliamo di ANM, parliamo di sanità, parliamo di città, è altro. Io nella mia vita istituzionale, sia da magistrato quando mi occupavo di reati e sia oggi facendo il sindaco e prima ancora il deputato del Parlamento europeo, non ho mai visto una persona che ricopre incarichi istituzionali comportarsi in questo modo, quindi io non intendo entrare nel botta e risposta, il lavoro che facciamo noi lo valuterà il popolo napoletano, il popolo della città metropolitana, che Napoli oggi senza risorse economiche, con, come potete vedere, il contrasto, l'avversione, in alcuni casi addirittura il rancore, l'odio e la violenza da parte di alcuni, quindi non avendo mai avuto istituzioni amiche nemmeno neutrali, e prima in Italia è tra le prime in Europa per crescita culturale e turistica. Stiamo facendo un'economia forte, tutti vogliono venire a Napoli, parlano bene della nostra città e quindi il nostro rapporto è con il popolo, il rapporto vero, e poi vogliamo avere rapporto corretto con tutte le istituzioni e anzi lo dico anche con chi ogni giorno esprime odio, rancore e violenza nei nostri confronti, io sarei disposto anche stasera a incontrarmi perché le istituzioni vengono prima di ogni cosa, questa è la differenza tra Luigi De Magistris che rappresenta le istituzioni e altri, quindi se vogliamo poi parlare di contenuti, ma io non entro nel botta e risposta perché non è un botta e risposta, anzi chi non l'ha ascoltato, se ascolti quell'audio e comprenda se parliamo di politica, di istituzioni o di altro. E lo dico da magistrato, non da sindaco in questo caso.